Bobby Solo, la vera storia della sua giovane moglie. Bobby Solo, il cui vero nome è Roberto Satti, è noto per le canzoni che ha scritto nel tempo e per essere un volto di grande importanza nel cantautorato italiano. Bobby, però, talvolta è chiacchierato anche per la sua vita sentimentale. Infatti, è sposato con una donna che è molto più giovane di lui e di cui, nel corso del tempo, si è avuto modo di parlare. Si tratta di Tracy. Bobby Solo, chi è e cosa fa la moglie Tracy, più giovane di 25 anni? Bobby Solo è un cantautore famosissimo in Italia ed anche all'estero. Tanti conoscono ed apprezzano le sue canzoni, ed in molti parlano anche della sua vita privata. Infatti, si sa che dal 2005, Roberto Satti, il vero nome del cantante, è felicemente sposato con Tracy. La loro relazione è stata chiacchierata, soprattutto perché quest'ultima ha 25 anni meno di lui, e di conseguenza si tratta di un matrimonio con una bella differenza d'età. Non essendo un volto noto né in Italia né all'estero, si hanno delle informazioni piuttosto scarse su Tracy e su quello che fa nella vita. Sappiamo che il suo nome completo è Tracy Quade e che ha origini coreane. La ragazza lavorava come hostess nel suo paese, ed è proprio in questo frangente che ha conosciuto Bobby Solo, che poi è diventato suo marito. Dal 2005 vive in Italia e, secondo quanto si deduce dalla sua biografia, è probabile che abbia abbandonato il lavoro di hostess per seguire l'amore per Bobby Solo. Essendo nata nel 1967, ha soltanto un anno in più del figlio maggiore di Bobby Solo, cosa che ha fatto discutere ai tempi dell'annuncio delle nozze. In ogni caso, per la coppia l'età non è mai stata un problema, ed ancora oggi sono molto felici insieme. Bobby Solo, la sua carriera e la storia d'amore con Tracy Quade. Bobby Solo è nato nel 1945 e con da piccolo ha iniziato a nutrire una grande passione per la musica. Considerando anche il grande interesse per il suo idolo Elvis Presley, a cui ha detto di essersi sempre ispirato. Dopo il trasferimento a Milano per il lavoro del padre, Bobby viene notato da Vincenzo Micocci, che gli propone un contratto con la Dischi Ricordi. Da lì inizia a collezionare i suoi successi come una lacrima sul viso. Nel 2013, Bobby Solo e Tracy Quade hanno dato alla luce il loro primo figlio, Ryan. I due sono attivi principalmente su YouTube dove rispondono, attraverso dei video divertenti, alle domande dei fan. Per esempio c'è un lungo video in cui marito e moglie sono insieme e spiegano per quale motivo la differenza d'età non è mai stata un problema per loro. Sono una coppia, quindi, sempre molto affiatata. Voi che cosa ne pensate? Vi piacciono Bobby Solo e Tracy insieme e conoscevate i dettagli della loro storia? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.